Ciao a tutti riders, stiamo andando a fare una passeggiatina con l'amico Billy, lo vedete lì davanti, direzione Villa Simius, quindi la strada dello scorso video, però stavolta andremo oltre, andremo verso stai fermo, andremo oltre, un po' oltre, quindi diciamo che la prima parte la salteremo e andremo direttamente al pezzo che non abbiamo visto l'altra volta. Argomento di oggi non lo so, sinceramente ne ho molti in ballo, ma ci penserò strada facendo e vedremo un po' cosa ne salta fuori. Infatti oggi, come vedete, ho la borsina, il serbatoio è un po' coperto dalla borsina, un po' molto utile se dovete portarvi qualcosa, delle calamite, boh. E niente, a dopo. Eccoci amici, siamo in arrivo verso Villa, manca ancora un po', una decina di minuti, e poi vedremo il pezzo di strada nuova. Intanto volevo farvi vedere questa bellissima giornata full HD, come ho detto prima, è assurda, bellissima, un po' di nuvole si stanno avvicinando, speriamo che non ci siano scherzi meteorologici, ma intanto ho notato, anzi Billy mi ha fatto notare, l'ho visto anch'io, che la strada è piena di ciottoli, quindi al ritorno bisognerà stare molto attenti. E niente, dai, questo pezzo l'avete già visto, non vi voglio ammorbare con discorsi inutili, saltiamo tutto e andiamo alla prossima. Ciao ciao! Eccoci qua, abbiamo appena superato Villa Simius, stiamo andando verso il lungomare. Guardate che bello, ma dove lo troviamo un posto così? We are the champions, my friend. Non so come siamo messi col vento oggi, perché c'è un po' di maestralino. Strada bagnata, signori, prova sul bagnato. No vabbè, bagnato no. E quindi adesso il tratto di strada che non abbiamo visto l'altra volta inizia ora, ho detto ora. cosa parliamo oggi? Vabbè, oggi parliamo un po' di un'altra delle cose che mi piace tantissimo, ovvero i videogiochi, signori. Sì, ho ripreso in mano The Division sulla PS4, sotto magari lascerò il mio PSN per chi vuole giocare, e devo dire che continua a piacermi. L'avevo abbandonato per un attimo perché diciamo, mi stavo un po' annoiando, poi non avevo nessuno con cui giocare. Ora invece ho trovato un po' di gente e mi sto divertendo, anche perché a breve verrà rilasciata una nuova patch dove ci saranno alcune modifiche, e ho letto che il drop verrà migliorato, quindi ci si divertirà di pace, cioè troveremo cose più fighe, più attinenti al nostro gear score. Il mio in questo momento, se non ricordo male, è 230 circa. Vabbè, questa è una delle altre mie passioni, oltre che alla fotografia e al surf. Infatti questo fine settimana potrei fare un video di surf, già che ci siamo, è prevista una bella perturbazione da sud-est, quindi di scirocco, e sembrerebbe che si surfi bene. Adesso comunque da ancora tutto da vedere, da valutare. Ok, questa strada ci porta verso Calapira, signori, molto bella devo dire, fatta da poco proprio per andare a Capoferrato, poi a surfare, e poi dov'è che siamo andati? Sì, a Capoferrato mi sa. Oggi canterò
serino, una bella giornata, c'è un freschettino oggi, infatti come vedete ho messo il giubbetto un po' più pesante, cosa molto importante, va sempre messo perché le protezioni sono essenziali, quindi gomiti, io qui ho gomiti le spalle e soprattutto la schiena, quindi casco obbligatorio e anche le protezioni è sempre meglio metterle. Quanti purtroppo i miei si sono rotti, mi sto usando un paio di guanti che sono della Mechanics, molto belli, comodi, soprattutto nel periodo estivo fanno bel fresco, però ahimè, e qua è una pecca, non hanno le protezioni per le dita, a breve dovrò comprarmele. Il giubbotto invece per fortuna è un giubbotto sfoderabile, nel senso che adesso ho solo la parte antivento, quindi è abbastanza leggero, purtroppo è nero quindi fa un caldo della miseria, però d'inverno posso montare un gilet in paille, se non ricordo male, comunque un po' pesante, che mi permette di stare al calduccio. Poi ovviamente ho i guanti invernali che sono un po' più grossi, ma alla fine qui in Sardegna non è che si usino tantissimo le attrezzature invernali, giusto un paio di mesi, farfalloni, giusto un paio di mesi all'anno si usano, perché periodo dicembre, gennaio, febbraio, se si esce non c'è proprio il sole, fa un po' di fresco, certo niente a che vedere con il fresco magari che hanno su allora, però noi siamo abituati a climi un po' più miti. Tanto guardiamoci questo splendidissimissimo panorama, anche questo Full HD a 1080, signori, anzi quasi un 4K qua, perché wow, ci avremo tanti problemi qui, però almeno questo wow ci piace tantissimo, guardate qua, che ve ne pare. Wow! Wow, wow! Io dico, vorrei fermarmi, ma Billy è lanciato! Billy, aspettami! Vorrei far vedere un po' di panorama! No, ragazzi, prossimo sarà sul casco, perché così vi posso mostrare veramente bene questi paesaggi. Purtroppo sul chest non rende, dovrei mettere un altro attacco sul casco sul lato destro, perché io ce l'ho sul sinistro e non ho pensato che effettivamente lungo la strada di andata, quindi quando si fa il lato panoramico per Villa Simius, il panorama ce l'abbiamo a destra, non a sinistra. Ho notato che anche durante la settimana è pieno di ciclisti, tantissimi, che si fanno queste curve, cioè allora ci vuole anche preparazione, cavolo, perché non è che è proprio in piano questa strada, ci sono alcuni punti che sono abbastanza impegnativi e ripidi. Tanto qua il vento si sente di più, siamo un po' più esposti. Speriamo che non dia fastidio al microfono, perché ce l'ho all'interno del casco. Ho messo anche l'antivento, quindi il gommino antivento, antisputazzo, potete chiamarlo come volete. Dovrebbe un po' attenuare il vento. Speriamo che non attenui troppo la mia voce. Ed eccoci qua, siamo arrivati al Belvedere, signori. Siamo a Castiadas. Wow. E qua vi facciamo vedere un po' di panoramino, Billy, ciao, guardate che bello, poi facciamo anche una bella foto alle due moto, wow, vabbè, che vi devo dire, si fa. Eccoci qua, dopo aver visto il Belvedere, ora ci spostiamo a mangiare un paninetto portato da casa al secret spot che mi ha detto Billy, e adesso mi farà vedere dov'è.
quanto durerà la batteria che sta scaricando, comunque quelle di riserva le metteremo, le cambieremo arrivati sul luogo. Ah, questa strada è particolare perché è una figata l'andata, al rientro non mi piace molto, non so perché, forse perché si sporca molto con i detriti che cadono dalle montagne, ma chi lo sa, chi lo sa. Alla fine è già mezzogiorno, mo è il tempo di pappuzzarci un panino, berci un po' d'acqua e si rientra, signori, si rientra. Comunque bomba, ci piace tanto. Sì, ecco qua. Wow, un po' di enduro. Speriamo di non caderci alla grande. Ah no, ecco qua. Arrivati. Eccoci qui, siamo arrivati al posto segreto, Billy ci porta su, saliamo, arrampicatissima. Va a venire anche con l'attrezzatura da scalata. Oh, ecco qua. Siamo arrivati su in cima. Oh. Cado, non cado, non cado! Bella. Guardia costiera, wow! Onde, possiamo andare a surfare. Ah. Qua siamo arrivati al posto segreto di Billy, quindi tutti lo conoscerete adesso. Oh, oh, oh. Qua Billy si organizza per fare un time lapse. Io mi sto ammazzando. Se muoio qui, seppellitemi. Non male.